Salve a tutti, è passato molto tempo dall'incidente mortale di François Sever il 6 ottobre 1973 a Watkins Glen e il suo ricordo oggi è soffuso. Era la terza stagione piena in Formula 1 e non esistono immagini del terribile crash, ma solo foto e riprese a tragedia avvenuta e vedremo poi come ci si arrivò. Ma chi era François Sever? Perché è un mito della Golden Age della Formula 1? Tanto per capire, il suo compagno di squadra alla Tyrrell, J.K. Stewart, non aveva dubbi, sarebbe stato il prossimo campione del mondo. Nato nel 1944 a Parigi, di famiglia benestante, si diede ai motori anche sull'esempio del futuro cognato Jean-Pierre Beltoise, sposo della sorella Jacqueline, campionissimo francese del due ruote e poi approdato in Formula 1 con una vittoria a Monte Carlo. Con la famiglia contraria, Sever dovette conquistarsi da solo un posto al sole e lo fece anche grazie alla italiana Tecno, con la quale vinse il campionato francese di Formula 3 1968. Pensate, ritirò personalmente a Bologna la monoposto dopo un infinito viaggio notturno con la sua macchina dotata di carrello per tornare giusto in tempo per le qualifiche e poi vincere la gara. Nel 1970 il London Trophy di Formula 2 fu però la corsa del destino, vi partecipava anche Stewart, che rimase colpito dalle sue doti e lo segnalò a Ken Tyrrell, che lo fece esordire in Formula 1 già in quella stagione. Da lì 3 anni intensi di crescita continua, grazie anche al magnifico rapporto di vera amicizia con il campione già affermato. Stewart travasò in lui tutta la sua esperienza in fatto di gestione dell'auto e delle gare. «Voglio vincere, ma non ostacolerò mai Jakey», diceva il francese, che, pur velocissimo, si distinse per rispetto e correttezza dello scozzese. Intanto costruiva il suo mito di pilota playboy dagli irresistibili occhi celesti che stregarono anche Brigitte Bardot. Inconfondibile anche il suo casco che nel 2013 Vergne volle replicare a Monte Carlo. Ironia della sorte, la sua prima e unica vittoria la colse nel 71 proprio sul circuito che gli sarebbe stato fatale. Poi tanti podi e doppiette dietro Stewart, da ricordare nel 1972 anche il secondo posto alla 24 ore di Le Mans su Matra Simca. Infine il fatale 1973. Stewart si avvia verso il terzo titolo mondiale e matura la decisione di ritirarsi, che confida solo a Ken Tyrrell, nella comune consapevolezza di poter lasciare il testimone in mani ritenute ormai sicure, quelle di François Sever, sul quale però incombe il triste destino. La prima avvisaglia in Canada, 15 giorni prima del fatale appuntamento. Il francese è coinvolto in un brutto incidente con la McLaren di Jody Scheckter, contro il quale inveisce. È la gara della prima safety car della Formula 1. Macchina distrutta, lui se la cava con forti contusioni alle gambe, ma rimane scosso dall'accaduto e, come una premonizione, dice di aver avuto la sensazione di vedere la morte. Poi si va in America. Si presenta con un bendaggio ad una caviglia, ma deciso ad agguantare il secondo posto finale in classifica. Sabato 6 ottobre scende in pista per le qualifiche. Vede nel fatto di avere il numero 6, telaio 006 e motore 006 un buon segno. Non è così. Verso mezzogiorno affronta la veloce S verso il ponte, ma in maniera tuttora inspiegabile la macchina prima punta a destra, dove si schianta con violenza, per poi piombare dall'altra parte, ribaltandosi e spezzando il guardrail che strazia il suo corpo come lame di una ghigliottina. Primi a fermarsi Jody Scheckter, poi il grande amico Carlos Pace. Arrivano Fittipaldi e lo stesso Stewart, ma nessuno può fare più nulla. Morto sul colpo, a 29 anni. Sul circuito cala un silenzio irreale, raggelante. Stewart rinuncia a quello che doveva essere il suo 100° Gran Premio. E la Formula 1 dà il mesto addio a un sicuro e fascinoso protagonista degli anni a venire. Grazie per l'attenzione, lasciami un like se il video ti ha interessato e intanto puoi guardare subito quest'altro omaggio a un grande pilota scomparso. Ciao!